Sì, grazie Vicepresidente Frezza, ci tenevo a prendere la parola per una serie di considerazioni. Non prima però di aver anche io pubblicamente espresso le condoglianze al capogruppo del Movimento Dema Rosario Andreozzi per la perdita della cara madre, ma anche esprimendogli un senso di gratitudine istituzionale e politica per la sua presenza questa mattina a tutelare non gli interessi chiaramente di una maggioranza, ma di quel popolo per cui è stato eletto e di oggi cerca di garantirne qua gli interessi tutti. Ed è anche questo lo spirito che mi spinge a questo intervento, non tanto per sottolineare l'infondatezza giuridica, l'inammissibilità o l'irricevibilità di questa mozione di sfiducia, ma per esprimere il mio e il nostro sostegno istituzionale al Presidente Fucito. Io credo che il Presidente Alessandro Fucito in questi anni, pur essendo un'espressione della maggioranza, non ha mai svolto le funzioni di Presidente come un Presidente di maggioranza. Credo che abbia garantito adeguatamente le istanze legittime e corrette della minoranza, come ogni presidente si sottopone alle critiche politiche che non vengono solo dalla minoranza, certe volte il presidente viene anche criticato da esponenti della maggioranza. Anche con me, caro presidente, c'è sempre una dialettica democratica che è il sale della democrazia, ma credo che questa lacerazione noi non dobbiamo farla diventare profonda, perché non è, credo, una pagina bella per il Consiglio Comunale di Napoli, ma anche per chi l'ha proposta, anche per chi l'ha voluta sostenere, magari con delle intenzioni che non mi permetto di censurare, però il mio oggi vuole essere un appello a recuperare in quest'Aula il senso della dialettica democratica e del rispetto delle istituzioni. Se c'è da fare un attacco politico, fatelo al sindaco. Fatelo alla maggioranza, ma non tiriamo il Presidente del Consiglio Comunale in una dialettica che non ha nulla a che vedere con quegli equilibri che egli deve saper garantire e per cui tutti lo dobbiamo sostenere. È chiaro che i momenti non sono facili nella dialettica tra maggioranza e minoranza, sono momenti in cui ci sta il dialogo, momenti in cui c'è lo scontro, momenti in cui si arriva a uno scontro anche particolarmente aspro. Però con molti di voi ci conosciamo da diversi anni. E so che nei momenti in cui si tratta di verificare se superare o meno un limite, io ho trovato sempre buon senso, ragionevolezza e capacità anche di ritrovare le ragioni del dialogo. Ovviamente questo non deve essere solo un invito alla minoranza, sia ben chiaro, che ha fatto e ha presentato legittimamente da parte sua una mozione, ma un appello che dobbiamo fare a tutti noi per ritrovare innanzitutto il senso di una dialettica democratica che consenta alla maggioranza di esprimere il suo indirizzo politico e alla maggioranza di controllarne e verificarne costantemente l'attuazione dell'indirizzo, alla minoranza legittimamente di poter esercitare quei diritti che sono dell'opposizione, dell'opposizione costruttiva e della dialettica democratica. E credo che al Presidente va ridata e ricostruita quella legittimazione che non può essere di maggioranza. La maggioranza sarà compatta perché la maggioranza si riconosce non solo nel Presidente come componente autorevole della maggioranza politica, ma l'ha votato come Presidente del Consiglio Comunale affinché non facesse il Presidente del Consiglio Comunale della maggioranza. Noi non vogliamo un Presidente appiattito sulla maggioranza, non ci interessa. Che noi il nostro indirizzo politico lo portiamo avanti comunque, a prescindere da questo. Credo che sia invece importante che egli sia messo nelle condizioni di autonomia e di sostegno da parte di tutti per garantire quel ruolo che è indispensabile in un Consiglio Comunale così prestigioso e autorevole quale quello della città di Napoli, terza città d'Italia. E devo dire, al netto che certe volte veramente alcuni interventi sono particolarmente aspri, non solo nei 37, eccetera, però l'ho sempre detto, l'ho fatto in quest'Aula e l'ho fatto anche fuori dall'Aula. Questo Consiglio Comunale in momenti importanti ha saputo non superare quel limite di non ritorno, perché, come dire, andare anche solo a votare maggioranza e minoranza, una mozione di sfiducia, io lo considero una pagina non positiva di questo Consiglio Comunale. Tra l'altro il Presidente,
il segno anche della sua, come dire, autorevolezza, un incarico oggi anche importante in rappresentanza di tutti i presidenti dei consigli comunali, quindi anche dei presidenti in cui noi non esistiamo proprio nei consigli comunali, non siamo nemmeno minoranze. Quindi oggi non faccio l'appello alla maggioranza, perché la maggioranza dimostrerà come sempre la sua compattezza, faccio un appello alla minoranza di rivedere, di non andare oltre nella presentazione di questa mozione, e alla maggioranza e al presidente ovviamente di tenere conto però che se si arriva a un atto come questo, evidentemente per ragione o per torto, ognuno la può pensare come vuole, c'è anche un'istanza di malcontento sulla quale la politica deve provare a fare un ragionamento. Quindi nel chiudere, personalmente, a nome di tutta l'amministrazione e di tutta la maggioranza, esprimo senza nessun tentennamento il sostegno più incondizionato ad Alessandro Fucito, non solo per quello che sta facendo come esponente della maggioranza, ma soprattutto per quello che sta facendo come presidente del Consiglio Comunale in una sindacatura e consigliatura che non è affatto facile, che ci ha portato avanti di fronte a sfide davvero molto complicate. Ed è per questo che sono voluto intervenire subito, perché credo che sia giusto che il sindaco della città, oltre che il capo della coalizione politica, ma anche il sindaco della minoranza in questo caso, nel senso che rappresento comunque l'intera città quando si tratta di prendere delle decisioni, mi auguro davvero che si possa scrivere una bella pagina e si possa avere un senso di responsabilità istituzionale prima ancora che politica da parte di tutti. Grazie.